Buon pomeriggio dalla redazione di Bergamo News. Mancano 2 settimane al voto del 4 marzo, una data importante per i lombardi e anche per i bergamaschi che saranno chiamati a scegliere il nuovo governatore della regione Lombardia. E oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi Attilio Fontana, l'avvocato Attilio Fontana, candidato al centrodestra. Buongiorno a tutti. Sì. Avvocato, intanto una presentazione sua per chi ancora non la conosce. Ma io sono un avvocato, ho fatto l'avvocato per tutta la vita. Negli ultimi anni mi sono dedicato a fare un po' di attività politica. Sono stato presidente del Consiglio, anzi, ho iniziato facendo sindaco del mio paese di origine che è Induno Lona. Poi ho fatto presidente del consiglio regionale, poi ho fatto per 2 mandati sindaco di Varese. Ma ciò nonostante ho sempre mantenuto il mio studio, che per me è una cosa imprescindibile perché è la garanzia della mia assoluta libertà. Io so di avere un punto di riferimento che c'è sempre, ci sarà sempre, per cui se c'è qualcosa che magari non voglio fare, non la faccio anche a livello politico, ecco, perché comunque un'attività ce l'ho. Poi ho una figlia bravissima che mi sta facendo andare avanti lo studio, per cui non ho problemi. È a posto. La sua candidatura, possiamo dire, è arrivata un po' a sorpresa, quando tutti ormai pensavano a una riconferma come candidato di Roberto Maroni, è spuntato il suo nome. Lei quando l'ha saputo, come l'ha saputo e ha soprattutto ricevuto una chiamata dallo stesso Maroni, immagino. No, io l'ho saputo da. Dunque, io ero in vacanza con la mia famiglia. Ricevo una chiamata da Matteo Salvini che mi dice: ti devo parlare. E tu dimmi. No, dice, quando torni ci vediamo, ma vabbè. Dopodiché sono tornato e uno dei primi giorni dell'anno, non so se il 2 o il 3, perché anche Salvini era via, era in vacanza. A un certo punto mi dice, mi incontra. E a quel punto mi dice questa cosa che mi ha lasciato assolutamente esterrefatto, perché era una cosa che non mi aspettavo e che neppure immaginavo, anche perché anch'io, come diceva lei, ero convinto che il candidato dovesse essere Roberto Maroni. Solo dopo ho parlato con Roberto Maroni per chiedergli i motivi, ecco. E cosa è la risposta? La Se si può risposta, sapere. sì, la risposta è la stessa risposta che ha dato poi successivamente ai giornali, cioè che non se la sentiva più, che non aveva più entusiasmo, non aveva più la carica giusta per svolgere un lavoro così impegnativo e che aveva voglia di mettersi in gioco in altre esperienze, in altre attività. Senta, avvocato Fontana, la Lombardia è la regione un po' motore dell'economia italiana, e questo comporta anche un problema di inquinamento. Quali sono le idee, le soluzioni che hai in mente per questa Allora, annosa questione? certo, è un problema che va, direi, finalmente affrontato, nel senso che per ora si sono fatti degli spot più che altro, le targhe alterne piuttosto che le chiusure dei centri storici. Mi sembra che sia stato fatto un notevole passo avanti dal momento in cui si sono messe insieme tutte le regioni del bacino padano a ragionare insieme e a trovare una soluzione che sia condivisa. Questo mi sembra un discorso importante. Poi le aree alle quali bisogna rivolgersi sono sostanzialmente tre, quelle dell'inquinamento da circolazione, e lì bisogna intervenire cercando con gli incentivi di eliminare le macchine più inquinanti, cercando di sviluppare sempre con gli incentivi la circolazione elettrica, e cercando di utilizzare anche i biocarburanti, che possono essere anche quelli un mezzo. Io dico anche sviluppando il trasporto su ferro, che secondo me purtroppo in tutti questi anni è stato un po' negletto, non per colpa di regione, ma come lei sicuramente sa, per colpa di RSI, che non ha sviluppato la rete, è l'unica che è proprietaria e che può sviluppare la rete. Però hanno sviluppato la rete, come io credo che in una regione che è così importante avrebbe dovuto essere sviluppata. E poi intervenendo sui riscaldamenti, perché sicuramente anche lì con gli incentivi bisogna cercare di gradualmente eliminare, partendo dai riscaldamenti pubblici che vanno ancora a gasolio, cercando di eliminare gradualmente i riscaldamenti a gasolio, ma senza fare terrorismo, soltanto cercando di
con incentivi e con opportune opere, convincere la gente che è meglio e anche più vantaggioso economicamente utilizzare quest'altro tipo di riscaldamento. E poi andare a ricercare tutte quelle altre fonti di inquinamento che sono un po' a macchia di leopardo distribuite sul territorio. La Lombardia vanta una sanità di primo livello, indiscutibilmente, però ci sono ancora alcuni problemi, soprattutto legati alle lunghe attese, alle lunghe code. Come pensa di intervenire su questo Ma aspetto? certo, innanzitutto io credo che si debba anche cercare di capire la causa forse di questa situazione, perché non dobbiamo dimenticare che la nostra sanità è strutturata sui 10 milioni di abitanti che vivono in Lombardia. Oggi la sanità lombarda serve molte più persone, perché è un dato di fatto risaputo che tutti gli anni rende circa 150.000 prestazioni a cittadini che non sono della nostra regione, che arrivano da altre regioni o altre parti d'Europa. Quindi è chiaro che già c'è una riduzione degli spazi. L'immigrazione ha sicuramente contribuito ad aumentare questa situazione, perché anche questo Ministero dell'Interno ci dice che il numero degli stranieri clandestini in regione Lombardia è più di 100.000, quindi è un'altra ragione della situazione di congestione. Altro motivo che non dobbiamo dimenticare è il fatto che da legge nazionale la regione Lombardia, che pure ne avrebbe le risorse, non può assumere né medici né infermieri né paramedici all'interno delle strutture pubbliche, perché questa legge ci impone di non superare un certo numero. Infine, io credo che cosa si debba fare? Allora, innanzitutto attendere l'applicazione della nuova riforma della presa in carico sulla medicina di prossimità, che se applicata correttamente dovrebbe ridurre in maniera considerevole le liste d'attesa. Essere autorizzati ad assumere più personale e razionalizzare le prenotazioni presso i vari istituti. Ecco, io credo che sia necessario avere sotto controllo qual è la situazione delle liste d'attesa di tutto il territorio, in modo che una persona possa fare una scelta, perché molte volte le liste ci sono da una parte ma non ci sono dall'altra, quindi credo che anche quello sia importante. Ma la vera riforma che noi auspichiamo possa essere attuata è quella dell'autonomia. Con l'autonomia è chiaro che la Regione Lombardia supererebbe tutti questi problemi, perché avrebbe risorse in più e queste sono fondamentali, ma soprattutto non dovrebbe subire i vincoli della legislazione romana che, per esempio, impedisce di assumere. Ecco, quindi ci sarebbero molte opportunità in più per risolvere i problemi. Si parla spesso di infrastrutture, anche in campagna elettorale ne sentiamo parlare spesso, e tra queste la Pedemontana. Resterà un bel progetto solo sulla carta oppure vedremo anche qualcosa di Io, se concreto? sarò nominato, l'ho detto e lo ripeto, pretendo che la Pedemontana venga conclusa e completata, anche perché credo che oggi come oggi sia un'infrastruttura monca che perde gran parte del suo significato. Credo che la parte, anzi, più rilevante è quella che manca oggi, perché è la parte più congestionata e poi soprattutto è la parte che consentirebbe di arrivare praticamente ad Almine, praticamente a Bergamo, bypassando Milano. Ecco, quindi io sono assolutamente convinto che si debba concludere. Un tema molto in voga negli ultimi mesi in Lombardia, quello della fusione tra SACBO e SEA sulla gestione degli aeroporti. Sarei favorevole ad un'unica società per la gestione Ma guardi, fiscale io lombarda? non entro nel merito delle scelte societarie. Quello che credo che sia più opportuno e che forse l'unico compito che la regione può assumersi è quello di creare una regia sull'utilizzo dei vari aeroporti che ci sono nel nostro territorio. C'è Linate, c'è Malpensa, c'è Bergamo, ma c'è anche Brescia. Ecco, io credo che sia utile un ragionamento complessivo per cercare di creare un'organizzazione per fare in modo che non ci sia chi ha troppi voli e chi ne ha troppo pochi. Credo che sia opportuno fare una valutazione su tutta la regione e cercare di trovare una soluzione che sia la più logica per tutta la regione. Ecco, credo che poi le questioni societarie vadano lasciate ai soci.
Ha parlato prima di mezzi di trasporto, tra questi anche i treni. Purtroppo abbiamo assistito di recente a una tragedia ferroviaria che ha colpito la regione Lombardia. Drammaticamente. Possiamo ancora definirci un'eccellenza da questo punto di vista, oppure bisogna correre ai ripari dopo questo grave Non episodio? siamo sicuramente da questo punto di vista un'eccellenza, ma come le dicevo prima, sulle reti la responsabilità è esclusivamente di RFI, che se io diventerò governatore, presidente, sarà una delle prime interlocuzioni che chiederò per cercare di capire se RFI ha intenzione di investire, che progetti intende portare avanti, quante risorse intende investire e soprattutto in che tempi. Se questo progetto di sviluppo non mi verrà presentato, chiederò che le reti vengano trasferite alla regione, che si arrangerà lei ad manutenerle e soprattutto a renderle più efficienti. Per quanto riguarda i treni, anche lì c'è una governance che andrà rivista, perché esiste una società al 50% sempre fra Ferrovie dello Stato e Lombardia, nella quale però l'unica che sostanzialmente investe è la Regione Lombardia, che in questi ultimi mesi ha deliberato l'acquisto di 160 treni con un investimento di 1 miliardo e 600 milioni di euro, mentre da parte dello Stato non c'è nessun tipo di investimento. Credo che questa sia una situazione anomala che anche in questo caso vada chiarita. Tra le promesse elettorali che ha fatto c'è quella dell'espulsione degli immigrati irregolari. Come No, hai in mente di procedere, con ecco, quali misure, con quale forza sarà non è possibile? assolutamente mio compito, nel senso che purtroppo non ho questo compito. Io mi sono impegnato a richiedere al Ministero degli Interni che applichi rigorosamente la legge, che provveda, dato che, dicevo prima, un documento del Ministero degli Interni che dice che sul territorio lombardo ci sono più di 100.000 clandestini, perché sono persone che hanno chiesto l'asilo, che non l'hanno ottenuto. Dato che la legge dice che in questi casi si deve provvedere alle espulsioni, chiederò che il Ministro intervenga procedendo alle espulsioni e soprattutto chiederò anche che le varie procedure di accertamento non siano più così lunghe, che si mettano più risorse a disposizione per fare in modo che non debba passare un anno e mezzo per sapere se una persona ha diritto all'asilo o non ha diritto all'asilo, perché è una presa in giro anche e soprattutto per lui. Quindi questo sarà uno dei punti cardine del suo programma Sicuramente, come elettorale. pure una moratoria nel trasferimento di altri stranieri sul nostro territorio, perché la nostra regione ha dato più delle altre e quindi per una questione di giustizia adesso deve subire uno stop. Si parla tanto di ripresa economica, di ripresa occupazionale, però la gente fatica ancora a vedere questo. La regione può fare qualcosa da questo punto di vista? La Regione deve proseguire nelle politiche che ha iniziato. Allora, io credo che in un territorio senza sviluppo imprenditoriale, senza le aziende, non si vada da nessuna parte. Quindi io credo che la Regione debba investire in innovazione, in ricerca, per favorire lo sviluppo anche tecnologico di tutte queste aziende, soprattutto delle piccole e medie imprese che da sole non possono e non sono in grado di fare ricerca e di sviluppare ulteriori innovazioni. Bisogna mettere a disposizione delle piccole e medie imprese queste risorse di novità. Bisogna aumentare la rete, bisogna fare in modo che tutte le aziende vengano raggiunte dalla rete, in modo che il progetto banda larga non rimanga limitato a una parte della regione, ma venga esteso a tutta la regione, e l'investimento che la Lombardia ha fatto di 450 milioni va sicuramente in quella direzione. Credo che si debba favorire l'internazionalizzazione, soprattutto l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, che devono essere accompagnate verso i mercati dove i loro prodotti potrebbero essere apprezzati. Credo che si debba insistere nel sostenere le start-up, soprattutto da parte di giovani, con un accompagnamento sia economico che nei primi anni anche tecnico, perché molte volte ci sono dei ragazzi bravissimi nello sviluppare idee, ma magari un po' meno bravi nel
gestire un'azienda, quindi bisogna fare in modo che gli si possa dare una mano anche in questa direzione, e credo che con gli incentivi si debbano cercare di favorire chi è in grado di svolgere un'importante operazione, attività imprenditoriali rilevanti. Ma credo anche che accanto a questo si debba aiutare l'agricoltura, perché è un altro aspetto importantissimo della nostra economia, il commercio, che è un altro aspetto importantissimo, e si deve sviluppare molto il turismo, che ha dimostrato in questi ultimi anni di essere un'altra grande opportunità per il nostro territorio. Senta, siamo a Bergamo oggi, conosce la nostra provincia, quali sono le criticità al quale intende dare attenzione qui? Ma io sicuramente credo che una delle cose che si dovranno fare per tutta la Lombardia è rendere un pochettino più semplici i rapporti con la regione, rendere più semplici le procedure, la cosiddetta sburocratizzazione e semplificazione. Per quanto riguarda la vostra provincia, credo che ci siano due o tre infrastrutture che vanno sicuramente, mi sono state richieste oggi, ripeto, alcune neppure di competenza regionale, ma di competenza di ANAS, ma che vanno sicuramente sostenute, si debba fare di tutto perché vengano realizzate. E poi credo che l'altra cosa importante da fare sia quella di ascoltare le esigenze, parlare con le associazioni, con le persone, con gli enti locali per costruire insieme le risposte che il territorio richiede. Credo che il dialogo sia l'aspetto più importante. Per chiudere una battuta calcistica, in questi giorni il tema principale a Bergamo, come saprà, è l'Atalanta e questa sua grande avventura europea. Le Bellissimo. chiedo, è tifoso di calcio, si sta un po' Io appassionando anche dicevo all'Atalanta, oggi al magari? mio amico Belotti che l'augurio è una finale Milan-Atalanta di Lei è Coppa. milanista, Io sono quindi? milanista e andremo a scannarci sulle tribune, io e Belotti. Bene, ringraziamo l'avvocato Attilio Fontana, ricordiamo candidato per il centrodestra alle prossime elezioni regionali, sostenuto oltre che dalla Lega, da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia, Fontana Presidente, Energia Lombardia e Partito Pensionate. Grazie per essere stato ospite a Grazie a Bergamo voi per la bella opportunità. oggi. Arrivederci.